È stata una battaglia e un lavoro portato avanti dal Partito Democratico regionale. Il gruppo regionale ha presentato un emendamento, ma prima dell'emendamento che ha stanziato le risorse per la sanificazione c'è stata tutta una battaglia. Interpellanze, mozioni del gruppo del PD, del collega Blasioli, perché appunto questi centri vivi della cultura regionale abruzzese potessero riaprire. E durante l'accesso agli atti che abbiamo portato avanti abbiamo scoperto che addirittura mancava la sanificazione, un vero e proprio cortocircuito nel quale il presidente Marsilio diceva, attraverso delle ordinanze sue, che occorreva portare avanti un certo tipo di lavoro per la sanificazione, ma non stanziava le risorse per farlo. E durante questi accessi agli atti, peraltro, abbiamo potuto constatare che il tema non riguarda soltanto le biblioteche regionali abruzzesi in tutte le nostre province, ma addirittura gli uffici della giunta regionale. Di qui la battaglia, l'emendamento, gli stanziamenti, 131.000 euro che saranno sufficienti per il 2021 a sanificare le biblioteche, a riaprirle, infatti sono finalmente in corso di riapertura, e anche a dare più sicurezza al personale della giunta regionale e ai cittadini che frequentano le biblioteche e gli uffici della regione. Ma così non va bene, e peraltro sulla cultura bisogna investire, perché le biblioteche soffrono, e daremo battaglia anche su questo, di una carenza di organico. È il tempo di intervenire, basta questi cortocircuiti, basta questa giunta lenta che non interviene su questioni così importanti.